Sì, vi faccio vedere anche un pochino il nostro quartiere. Molto tranquillo. Che bel cielo. È un pochino tardi questa mattina rispetto al solito. Comunque, parco di là, patata, andiamo, andiamo, andiamo. Si sta molto bene, veramente, veramente bene. Mi godo ancora un po' di queste giornate in cui non fa freddo, piove, una su un milione. Inglesi con i mattoncini rossi. In realtà queste sono di nuova costruzione e sono praticamente tutte uguali. Prendono un pezzo di terra e le costruiscono, costruiscono un nuovo quartiere, tutto così con case della stessa tipologia, insomma, molto ordinato. Dove vuoi andare, Re? Dove vuoi andare? Vuoi andare lì dai piccioni? E vai, vai! Li hanno mandati tutti via, neanche uno ce n'è rimasto. E questo qui è il parco, nel quartiere. Faccia cut. Allora, Gio sta preparando il caffè, è il mio unico cappuccino da giornata perché poi ha eliminato tutti gli altri, sia per togliere la caffeina, sia il latte di soia, sia i dolcificanti. Siamo a 11 giorni, 11 Sì, giorni dalla gara, mi piacerebbe 3 settimane. 11 giorni, ci siamo quasi. Allora, oggi il peso è 84, lo dico anche a Gio, quindi il piano è quello di portare l'avena la mattina a 100 grammi, a pranzo inserire un bagel, che me lo faccio bello caldo col cioccolato in mezzo, e il cardio scende a 25 minuti, quindi stiamo facendo questo tapering di lavoro, aumento delle calorie, per cercare di riempirci il più possibile, sono praticamente una fornace, e se non ci riempiamo sabato inseriremo un altro cheat che questa volta faremo a casa, perché così sfrutto mia moglie per fare delle stupende delizie. Servono a queste, ciao. Bella, bella. Oh, t'ho sposata? Sposata. Vuol dire? Serve a questo? E non fa tanto figo, eh? Così che funziona? Toast. Io e Gio abbiamo scoperto questa parola, toast, che vuol dire tipo cincin, quindi loro dicono così, toast. Assurdo Toast. che non l'avevamo mai Sarebbe il sentita. toast, no? Però non è Toast. vero, l'abbiamo sentita, dai, nei film. Sì. Suppongo. No, questi mi sembrano abbastanza pronti. Qual è la mia vena? Ci aggiungiamo un po' d'acqua? Un attimo. Perché io ho dei satiety problems, Sì, problemi di sazietà, ho capito, ma non ti devi provare. regolazione ormonale, grelina leptina, Lo ragazzi, c'ho devi dare fame, tempo. devi lievitare. Sì, però non deve essere uno schifo come quello che fai di solito te. Ma Deve essere una schifo, crema la dai, pena la mattina. questa setteggia, Ecco. Vabbè. Caffè. ok. Perché Salve. adesso, perché la tua vena è così bella rispetto alla mia? Allora, innanzitutto anche la tua è bella rispetto al solito. Ok, perché l'hai fatta te? Esatto, vedi com'è Però hai dovuto cremosa. seguire Guarda, alcuni. guarda, non c'è l'acqua liquida. Che ti sembra una brodaglia. Ecco, morbida, Ok, smooth. spiegami però perché la tua è così più bella. È C'è un perché filo di c'è il latte lattuccio, intero delle mucche eh? Jersey. Mamma mia, Quindi sa praticamente bastarda. di panna la mia avena. Oddio Ecco. santo. Comunque, visto che stamattina non c'avevo fantasia di farmi le uova, ho Ok, che hai fatto? Un po' di preso un po' pollo. di pollo. Con E questo piatto molto sobrio. poi. Non c'è tutto a lavare. E ci metto un po' di olio di cocco. Fantastico, quindi sa di panna e cocco. Sì, è buonissimo. Io Poi ci aggiungerei un filo di manzo, di mango. di Di mango. mango, cocco, panna, mango, no? Ma è Qualcosa di caldo? esotico. No, amore. Però non è male Comunque, questo è un trucco molto carino. Mettete la cosa da pesare sopra la bilancia. E invece di pesare, cioè mettere questo sulla bilancia, mettete la cosa da pesare sopra la bilancia, togliete, vi farà il numero negativo dei grammi, quindi in questo caso non so, sono 20 grammi, togliete finché non vi compare meno 20. È una cosa geniale, super comoda. Non so se la sapevate, probabilmente la sapevate, sì, Ludo l'ha scoperta in tarda scoperta il età. fuoco, comunque.
parliamo di praticità. Questo è il mio riso della giornata, il basmati. Sì, però ho sbagliato perché ho comprato quello già fatto a bustine. Ahia. C'è il sottofondo del bollitore. Comunque sono bustine da 125 grammi. Ok. Adesso prepariamo il riso della giornata. Molto... cosa? Questo è un litro e mezzo d'acqua per 500 grammi di riso. Poi si mette questo in questa direzione, esatto. Perché se lo mettete al contrario, come ha fatto qualcuno, boh, una volta, così si cuoce, si distrugge. E poi si chiude il coperchio. Ok. Voilà! Ecco fatto. Come avete visto, il riso ha preso tutta quanta l'acqua. Perfetto. E adesso lo lasciamo frittare. Aspetta. Wait. Devo preparare lo spuntino. Ah, ok. Ho 100 grammi di riso. Esatto. 100 grammi di riso che se lo pesate da cotto orientativamente sono 2,50. Quindi 200-250 grammi di riso. Non fa così freddo. Io ho sempre freddo. Comunque qua abbiamo bisogno di un restauro. Sì, io mi devo fare barba e capelli per la gara. Tu perché sei donna? Perché per me sei sempre fantastica. Che sviolinata. Rompi i coglioni che devi fare. Che cosa? Che le porto, signora? Americano. Caffettino? Sì. Diciamo che una manetta pure? No, non mi piace la manetta. Eccoci qui nel nostro ufficio, si sta bene, c'è un po' di freddino ma il sole che ti dà un po' di vigore, no? Ti presenti quell'effetto bello, comunque caffettone bello caldo, devo cominciare a diciamo ambientarmi del tutto, quindi a fare quelle cose, a cercare quei posti dove per esempio fare i capelli, darmi una sistemata. Per fortuna ancora non ho bisogno di grandi interventi di restauro per ora, quindi me la cavo anche soltanto con un parrucchiere ogni tanto, però devo farlo, quindi sfrutterò la giornata in cui Ludo andrà a farsi bello per farmi bella pure io. Fufu è andato al supermercato, ha preso quest'acqua aromatizzata alla pera e prugna. Sembra schifoso, invece vi giuro che è tra le combo migliori che abbia mai provato in termini di acqua aromatizzata. Adesso sì, pappa, sono famissima. Ho preso il tavolo all'angolino, pronti per la pappa. Per me è sempre il solito, mi trovo bene ed è molto gustoso, veramente, vi giuro. Cioè, bagel, burro d'arachidi, marmellata ai lamponi, questa volta. Io il mio piatto preferito, riso e pollo. Cioè non ci ha messo neanche una verdurina. No, ci ho messo 5 grammi d'olio. Ah vabbè, sì, dai, poi c'è il sale. Ma in realtà è buono. È fantastico, cioè, arrivi a un certo punto della tua vita, ogni tanto, ci sono momenti in cui ho proprio voglia di riso e pollo. Ecco, è vero. È tutto pulito dentro quando preso. Si dura poco però. Ok, ci siamo quasi e ovviamente è andato via il sole. Abbiamo quasi finito di lavorare e va via il sole. Comunque, musichetta dolce che ci accompagna. Qua c'è già clima natalizio, sì. Però io sento sto clima natalizio. Noi siamo in attesa di Halloween e quindi dobbiamo anche prepararci all'arrivo del pumpkin spice latte ovunque. Zucca, cannella dappertutto. Piccola considerazione su un tema un po' pesante, magari un po' comunque importante, la fame nel mondo.
sopra, poi non so che cosa sia a fare. In realtà voglio fare una piccola considerazione con voi, perché mi è capitato di imbattermi in diversi post su Instagram in cui si parlava in senso negativo dell'accettarsi, di accettare se stessi, come se questa cosa fosse sinonimo di accontentarsi. E perché farlo? Dal momento che si può cambiare, si può migliorare, si può avere il meglio per se stessi, perché quindi accettarsi e dirsi che va tutto bene così e che va bene lo stesso anche se non si è perfetti. Il misunderstanding sta proprio qui. Accettarsi non significa accontentarsi, assolutamente no. Accettarsi significa rendersi conto di chi si è, di quali sono le proprie personali caratteristiche, nel bene e nel male, perché semplicemente non si è perfetti, siamo tutti umani, quindi abbiamo caratteristiche che possono essere più o meno belle, insomma, in base alla propria opinione soggettiva, oppure oggettiva, va bene, lo concedo, però resta il fatto che accettarsi significa accettare tutto questo, accettare ciò che ci compone e vivere bene nel presente, star bene nel presente anche se non abbiamo ancora quella cosa, non siamo ancora in quel modo. Faccio un esempio, non si sta bene magari fisicamente, non si apprezza il proprio corpo, si vuole migliorare, però abbiamo due strade: o accettare come si è ora e iniziare a lavorare per migliorare, ma godendosi comunque tutte le giornate anche se non si ha ancora quel corpo con cui vivere la propria vita, oppure stare lì ogni giorno a criticare se stessi perché che cazzo, non ho ancora quello shape, non ho ancora quelle gambe, ho ancora la pancia, guarda come sto malissimo, eccetera eccetera eccetera. In entrambi i casi magari si sta facendo un percorso per arrivare a un cambiamento fisico o meno, però i due percorsi vi assicuro che sono completamente diversi. Quindi accettarsi è una cosa meravigliosa, è una cosa che ci fa apprezzare davvero ogni singola giornata, perché ci proietta nel futuro permettendoci di vivere bene il presente, ed è la cosa più importante, davvero tra le più importanti, ha un valore infinito, perché ogni singola giornata compone la vostra vita e va valorizzata proprio perché è importante, perché voi siete importanti. Eccoci, siamo live, liberi di passeggiare. Adesso andiamo al giardino botanico e a vedere una zona residenziale sopra il giardino botanico. Non so voi, io ho la passione per le passeggiate nei quartieri, per vedere tutte queste casette inglesi. Quartieri residenziali sono super, tutte carini, sì, con le casette simili, le finestre belle, è bello. Ecco, siamo all'ingresso del giardino, mi fa pure la salita. Hai visto? Portando il peso. Il mio cardio. Tengo io. Andiamo. Questa è la stradina in salita che sta facendo faticare Ludo. E questo è l'ingresso al giardino botanico. Cominciamo a parlare piano perché qui sono tutti silenziosi, c'è tutta quiete. Non facciamoci riconoscere, noi romani. Cacciaroni. Nato, ecco, infatti già arrivato, vai da gioventù. Questa è la salvia, buono, sai, i tortellini col burro. Prendi, facciamo i tortellini in burro, i ravioli, burro e salvia, buoni. Che bello, quanto vorrei avere anche io il pollice verde per fare tutte cose così. Non è colpa mia, le piante non apprezzano la mia compagnia. Che belli, non li tocco, mamma mia. Questo tutto. Ma no, questa distanza va tutto bene. I girasoli sono morti, la scorsa volta erano vivi. Qua non è che hanno tanto uno scopo i girasoli, diciamo. Infatti. Ma non credo che siano girasoli, eh? Come no? Qualche esperto lo scriva sotto. Non lo so. Erano girasoli? Profumano? No. Sono foglie. Con queste ci fai insalata. Scotti! Dov'è? Scotti! È venuto per me. Sono gli scogliattoli.
Scotty è lo scoiattolo. Che è sempre lui, in tutta Inghilterra c'è lui, che si teletrasporta in tutte le aree. Questo invece è l'interno. Questo sai quando piove che spettacolo? In che senso? È che entri e vedi tutta la pioggia in alto. Ah, certo, è vero, bellissimo. Ecco, io una cosa del genere la vorrei in casa, in salone e in cucina. Bello. Ah, pure in salone? Sì, che figo. Così la casa? Come on. Vai. Ciao, piccoletto! Non ce l'ho il pane, mi dispiace. Tornerò da te, rifornita, giuro. E iniziano le case. Adoro queste finestre. Ho intenzione di acquistare una casa sobria come questa. Perché avere soltanto una finestra bella quando ne puoi avere tre? Questa città è fatta tutta a colline, si sale e si scende e ogni volta si becca qualcosa, qualche punto carino. Guardate che meraviglia, alla fine di questa stradina c'è la chiesa. Bello, bello. O proseguiamo a destra o torniamo indietro? Vogliamo fare? Torniamo indietro? Ok, Fufo deve fare la pappa, va bene. Eh sì, certo. Guardate che carini. Qui ci sono questa tutta una via commerciale con tutti più che altro caffetterie, ristorantini. In Loving Guy and there's Susie Ruffalo also on the big show. The kind of most watched bits of the series on Planet Earth Sfranta. Over the last few years were put together in a special program broadcast on BBC One. Sfranta, la parola giusta. Dovremmo fermarcela lì, Lidl. Io non ho le forze. Just for this. E che verdura mangiamo stasera? To us by the absolute i funghetti. Ok, poi? E ci sono delle verdurine in microonde. Fantastico. Diciamo ci stiamo un po' arrangiando perché dovevamo fare la spesa ma siamo troppo stanchi per farla e quindi niente, ci siamo sottratti a questo compito per la stanchezza. E comunque pensavo di avere il cioccolato fresco, invece no, molto male. Utilizzerò stamattina il cioccolato, ce l'avevi sui capelli. Ok, avevi il cioccolato. Allora spiegami un po'. Questa è una cipolla di Tropea, direttamente da Tropea a Sheffield. Direttamente da Tropea al Tesco Extra. Allora, in realtà non bisogna sprecare niente, soltanto sta pellicina qui, ma questa va bene. Ora la affettiamo, la sciacquo un attimo e via. Oddio mio, i funghetti cremosi. Di che cosa ci hai messo alla fine? Quel cosa? Piccolo tocco. È un pochino di latte, ma poco poco poco, 30 grammi. No, veramente ragazzi, è un zucchetto. Però sono quei piccoli, le piccole cose che... Sì, però questo perché lo fai con calma. Ci metti un pochino d'acqua alla volta. Aspetti che... Mamma mia. Che tutto si... Come dice delizioso. Ludo, si amalgami per me. E sapete cos'altro è delizioso? Bam!
guarda merluzzo. Ci ho messo una marea, no, questo di è molto cipolla. Buono. Questo è molto molto in buono, polvere. Merluzzo, devo dire. Poi questo, schiscetta con le verdure. Questo in due secondi, ragazzi. Mamma mia, che buono! Noi ci faccio il risotto. Quindi, questa sera niente, solo vapore. Ok, al momento sono da ustione, ma sono deliziose. Stasera quindi patate dolci, un bel po', merluzzetto, funghi, verdurine e un fufo affamato. Guardate come succosa. Ah, però brucia, cazzarola. Fufa. È la settantesima volta che vedi questa serie. Fufa. Da quando ci conosciamo ogni autunno. Ah, e quindi? Non ti sei stufata? No! Per te autunno è solo se mettiamo le Gilmore. Un po' in ritardo, sono quasi le 22. Andiamo a fare l'ultimo pasto. Ok, Ludo si fa? Non lo so. Merluzzo, riso, patate dolci. Ok. Io invece vado di latte intero, free range e una cofana di cereali. Però dimmi esattamente quando ci sei, perché grazie, perché metto il latte per ultimo. Devi darmi un secondo. Ok, lo aspetto. Sono indeciso se mettere il burro d'arachidi sulle patate dolci oppure l'olio nel riso. No, no, burro sulle patate dolci. Dici? Sì, vai. No, Massimo, sì. Non puoi fare altrimenti. Tutto qui. Aspetta, sono 20 grammi, devo distribuirli bene. E io pensavo di fare chissà che ripresa goduriosa in cui lo so, versavi tutto il burro d'arachidi. Che vado in bulk e ne parliamo. Aspetta, voglio prendere il secondo, mi sembra più morbido del primo. La mia vita è faticosissima. Mamma mia, che te sto presso. Senti, salutiamo. Vai. Ciao. Bella, sì. Io mangio. Sto vlog è iniziato che mangio, finisce che mangio. E non è un full day of eating. Ciao. Ci vediamo al prossimo video? Ma tu vuoi prendere pure tu? Io sono scappato. Scrivete. Fateci sapere se vi è piaciuto come video. E scrivete nei commenti qualsiasi suggerimento, qualsiasi osservazione. Vi volano bagel. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ah! That guy did it.